Servo di Dio Friedrich Josef Haas. Friedrich Josef Haas era nato in Germania, vicino a Colonia, nel 1780, da una numerosa famiglia cattolica. Aveva studiato letteratura e filosofia all'Università di Jena e poi a Gottinga, dove aveva finito per laurearsi in medicina. In seguito si era specializzato in oftalmologia all'Università di Vienna. Qui divenne amico del principe russo Repnin, da lui guarito da una grave malattia. Prima di tornare in patria, il principe gli offrì l'impiego di medico di famiglia con un regolare contratto. Così, nel 1806, Haas si trasferì a Mosca, dove in breve tempo divenne il medico più ricercato dell'alta società, ma ciò non gli impediva di curare gratuitamente molta povera gente che accorreva a lui, intuendone la naturale bontà. Dopo appena un anno, la sua fama era tale che la stessa imperatrice lo nominò primario dell'ospedale imperiale di Mosca. Seguirono la nomina a consigliere di corte e a cavaliere dell'ordine di San Vladimir, e ciò lo assimilava alla nobiltà russa. All'attività medica il dottor Haas univa anche quella scientifica. Pubblicò un grosso volume sul valore terapeutico delle acque termali del Caucaso. In un altro volume, invece, espose le sue ricerche sull'asma. Tra i suoi più prestigiosi clienti c'era il principe governatore di Mosca, che amministrò la città per 24 anni, ricostruendola dopo l'incendio del 1812 e rendendola nuovamente bella, ospitale e ricca di strutture assistenziali, facendosi aiutare in questo proprio dall'amico medico. Anche l'imperatrice si diceva entusiasta del dottor Haas e favoriva volentieri la carriera di quel medico straniero così attento alla sua missione in una società dove abbondavano gli arrivisti e i mestieranti. Col passare degli anni, egli aveva appreso correntemente il russo, adattando perfino il suo cognome. Si era anche arricchito e la sua carrozza a quattro cavalli era tra le più lussuose ed eleganti di Mosca. Ormai Haas aveva deciso di restare lì per sempre, ma portava nel cuore il ricordo dell'ultima visita che aveva fatto in patria al papà morente. In Russia, sai ancora pregare? Gli aveva chiesto il vecchio genitore, ingiungendogli: recitami il credo e il confiteor. Sono queste le medicine di cui c'è bisogno. Nel 1825 lo nominarono medico principale della città di Mosca, affidandogli la responsabilità di tutti gli ospedali cittadini. Non era un incarico desiderabile. Haas doveva scontrarsi con inflessibili e apatici burocrati, con inerti funzionari e puntigliosi contabili dell'amministrazione pubblica. Doveva guardarsi dalla gelosia degli altri medici, che non sopportavano di avere a capo uno straniero, e subire l'invidia di altri che detestavano la sua brillante carriera. Non era un incarico facile, ma decise di compierlo fino in fondo. Cominciò a inoltrare ufficialmente per iscritto le sue richieste per ottenere i cambiamenti necessari e la rinnovava senza desistere, al punto che nei vari uffici cominciò a girare la voce che lo stato di salute mentale del dottor Haas non era molto buono. E quando, scavalcando la burocrazia, egli decise di far restaurare la fatiscente farmacia della città, lo accusarono d'averlo fatto illegalmente, anche se la maggior parte del denaro
l'aveva tratta dalle sue tasche. Il processo che gli intentarono durerà 19 anni. Diede le dimissioni, ma lo nominarono membro del Comitato di Tutela per le Prigioni, che era stato appena fondato, e medico primario degli ospedali delle prigioni di Mosca. Era come cadere dalla padella nella brace. Doveva prendersi cura delle interminabili schiere di deportati arrivati in Siberia e dei malati più abbandonati e più privi di diritti di tutta la Russia. Alle difficoltà burocratiche incontrate nell'incarico precedente per l'inerzia e l'ostilità dei funzionari, si aggiungevano ora le resistenze morali di molti ben pensanti che consideravano indecoroso ogni intervento sociale a favore dei delinquenti. Avevano sbagliato e dovevano pagare, e più pagavano meglio era. Così, per poter svolgere cristianamente la sua missione, Hass finì di vivere per se stesso. Lo elessero segretario dello stesso Comitato di Tutela delle Prigioni, e Hass divenne instancabile nell'esigere che tutti i prigionieri, specie i malati, fossero trattati come esseri umani, rispettati nella loro fondamentale dignità. Allora, le prigioni moscovite erano luoghi di transito nel viaggio interminabile verso la Siberia, dove venivano incanalati delinquenti d'ogni specie, ma anche accattoni, prostitute, giocatori, debitori insolventi, gente che aveva perduto il passaporto. L'intento era quello di sfruttare le miniere d'argento e d'oro scoperte nel sottosuolo siberiano, con il lavoro forzato dei delinquenti più gravi. I delinquenti comuni, invece, erano condannati al domicilio coatto, allo scopo di popolare quelle terre lontane e deserte. Potevano portare con sé i familiari e veniva loro assegnato un pezzetto di terra da coltivare. Fino al 1825 i deportati percorrevano l'interminabile tragitto di molte centinaia di chilometri attraverso gli Urali verso la Siberia, sopportando solo la fatica e gli stenti del cammino e delle condizioni atmosferiche, gelo, caldo, pioggia. Ma dal 1825 gli immancabili burocrati avevano deciso che, incatenando i prigionieri, si risparmiava sui soldati addetti alla loro custodia. Era questa l'altissima volontà del capo di Stato Maggiore di mettere leggere sbarre di ferro alle mani di tutti i detenuti. Ai più pericolosi si misero le catene alle gambe e gli altri, a gruppi, ebbero i polsi incatenati a una lunga asta metallica che dovevano bilanciare in mezzo alla doppia fila. Così, quando si mettevano in marcia, il movimento di uno solo era il tormento di tutti. E venivano incatenati assieme alla stessa asta uomini, donne, ragazzi. Quest'ultimo ritrovato veniva fatto passare per semplice e comodo, ma era il più tormentoso, al punto che i condannati imploravano piuttosto d'avere i ceppi ai piedi come i peggiori delinquenti. Quando partivano da una prigione di sosta, i condannati sapevano che le chiavi per aprire i lucchetti che li ancoravano alla sbarra si trovavano solo nella stazione successiva. Qualunque cosa fosse successa durante il tragitto, non avevano alcuna speranza di sollievo. La battaglia del dottor Hass contro quell'infernale supplizio durò a lungo e fu condotta con tutti i mezzi possibili. Quando nel 1868, 15 anni dopo la morte, Lebedev tenterà
per la prima volta di scrivere la biografia del dottor Haas, dedicherà a questa questione il maggior numero di pagine, descrivendo tutto il carteggio burocratico a cui si dedicarono allora i vari funzionari, riportando tutte le puntigliose risposte e proposte alternative di Haas, che cercava di immaginare soluzioni più umane, e concluderà: oggi i prigionieri che marciano legati in catene chiedono come misericordia di essere legati con le catene ideate dal dottor Haas, e tutti sanno che in Russia si ricorda a lungo solo ciò che è straordinario. Sì, perché egli era arrivato non solo a combattere per i suoi carcerati, ma a cercare soluzioni alternative, fino ad sperimentarle prima sulla propria persona. E molti l'avevano visto camminare a lungo nel suo appartamento con un nuovo tipo di catene che stava progettando, che garantissero la sicurezza richiesta dallo Stato, ma riducendo al minimo le sofferenze, le piaghe, le contorsioni dei poveri carcerati. A noi tutto questo può sembrare perfino ovvio, ma l'autore di quella biografia conclude il lunghissimo racconto del dibattito sulle catene scrivendo: Haas ha difeso la verità e strenuamente la difesa, senza guardare in faccia nessuno. La storia cominciava già quando i prigionieri arrivavano alla tappa di Mosca. Nessuno rivolgeva loro tanta attenzione quando ne rivolgeva Haas, e solo per la sua immensa bontà, annota il cronista. Pretendeva di visitarli tutti, uno per uno, quando arrivavano a Mosca, e di visitarli nuovamente quando ripartivano. Si faceva carico di tutte le commissioni che quei poveretti gli affidavano e le sbrigava personalmente, mettendosi spesso alla ricerca di eventuali parenti che essi avevano in città. Stabiliva, senza lasciarsi intimorire dalle guardie, chi era troppo debole per affrontare quel cammino a piedi, ed esigeva che per loro venissero approntati dei carri. Riscattava col suo denaro i servi della gleba, spesso le mogli e i bambini, legati a un padrone e alla terra, perché potessero partire assieme al proprio congiunto deportato, e distribuiva, secondo le necessità, il denaro che il comitato gli affidava e quello che aveva personalmente ottenuto dai vari mercanti di Mosca, che lo stimavano per la sua umiltà e per la sua carità. Non faceva distinzioni di religioni o di razza. Aveva perfino fatto costruire una cappella ortodossa sulle colline dei Passeri, dove i deportati facevano la prima sosta, in modo che potessero salutare la città affidandosi a Dio. E questo gli costò anche l'accusa di essere un cattivo cattolico, se giungeva non solo a frequentare le chiese ortodosse, ma anche a costruirle. Ma Haas, pur comprendendo la gravità della divisione tra cristiani, non riusciva a sentirla determinante per le due questioni fondamentali: amare la persona stessa di Cristo e contemplarlo con tenerezza e operosità nel volto di tutti i sofferenti, cristiani, ebrei, musulmani oppure cattolici, ortodossi, protestanti o altri ancora. Come cattolico, gli bastava pregare quotidianamente in casa e alla domenica andare ad ascoltare la Santa Messa e ricevere l'Eucaristia nella Chiesa Cattolica dei Santi Pietro e Paolo a Mosca. Certo, il problema ecumenico è un gravissimo problema, che non ammette soluzioni superficiali o sbrigative, ma Haas ha testimoniato che esiste una strada ecumenica privilegiata e certamente efficace: la santità, il desiderio totale di appartenere al Cristo totale.
Per questa strada qualunque cristiano può sempre comunicare con tutti gli altri cristiani e con tutti gli uomini. L'ecumenismo di Haas non consisteva nei dibattiti teologici, ma nel riconoscere con amore quell'unione reale tra tutti gli uomini che risiede nella persona stessa di Cristo, immagine originaria di ogni uomo e salvatore di tutti. La sua tenerezza per tutti gli esseri umani sofferenti cresceva a dismisura. Non ammetteva che ci si prendesse gioco dei prigionieri o dei malati, soprattutto di quelli toccati nella mente. L'uomo vivente non è un giocattolo per nostro divertimento, diceva Brusco. E quando tutti si allontanarono con orrore da una bambina che moriva col volto devastato da un cancro perché emanava un tale fetore che nessuno riusciva a sopportare, nemmeno i genitori, il dottore per giorni e giorni le stette vicino, baciandola e abbracciandola, e al momento dell'agonia se la cullò tra le braccia. A chi lo interrogava sulla carità cristiana rispondeva: «Io sono soprattutto cristiano e poi anche medico. Veramente io sono diventato medico perché sono cristiano. E seguo sempre la mozione del cuore, il comando dell'amore. L'amore del medico verso il prossimo è soprattutto l'amore verso il prossimo sofferente, disgraziato, gravemente ammalato». Diceva che le persone sane e benestanti ricevono l'amore come si riceve un dolce squisito dopo un buon pranzo, mentre i poveri e i malati ricevono l'amore come un affamato riceve un pezzo di pane. A tale scopo, il dottore si interessava perfino della formazione culturale e religiosa dei suoi prigionieri. Esigeva che nella sua prigione ci fossero biblioteche e le riforniva lui stesso di libri. Altri ne distribuiva ai carcerati in transito. E per molti prigionieri il Vangelo regalato da Haas divenne un caro compagno di viaggio. Giunse perfino a distribuire sistematicamente un libro scritto da lui stesso, intitolato L'ABC del Galateo Cristiano, sull'abbandono delle parole ingiuriose, delle parole di disapprovazione e di espressioni indecorose nei riguardi del prossimo. Con un'intuizione pedagogica rara per i suoi tempi, aveva capito che gli stessi prigionieri, spesso trattati come bestie e reciprocamente violenti, potevano iniziare il proprio riscatto imparando un linguaggio più umano. Scriveva che il Galateo del linguaggio stava all'origine dell'amore cristiano e spiegava: quando Dio creò l'uomo a sua immagine, lo fece in modo tale che l'amore per l'uomo fosse simile all'amore per Dio. Perciò, davanti ad ogni prossimo, dobbiamo dire: ecco, questa è una creatura del Padre nostro misericordiosissimo, che assomiglia al suo Creatore. E tutto questo faceva senza tralasciare i mille impegni che si era già addossati. A chi gli chiedeva come riuscisse a resistere, rispondeva con questo suo simpatico slogan: «Fate il bene in fretta». E lui lo faceva, pur accettando pazientemente di essere continuamente intralciato e avviluppato dai tentacoli della burocrazia. Per vincere le ostilità dei burocrati, una volta era andato a gettarsi in ginocchio davanti all'imperatore, ma più spesso sommergeva gli uffici interessati di lettere, di ricorsi, o andava personalmente a chiedere spiegazioni e a intercedere. Ma allora, sul dottor Haas, anche i buoni rovesciavano invettive. Perché vi prendete cura di quei rifiuti della società?
di quei depravati. E molti lo chiamavano filantropo sognatore, oppure l'esagerato filantropo. Haas non rifiuta mai niente a nessuno, dicevano. Anche i suoi amici lo accusavano scherzosamente, ma con un fondo di perplessità di non rispettare le leggi. Un giorno, perfino il metropolita Filarete, che era un santuomo, incontrando Haas alla lavra di San Sergio, dopo la celebrazione liturgica della notte di Pasqua, lo aveva rimproverato perché il dottore intercedeva sempre e chiedeva con insistenza indomabile la liberazione di quelli che chiamava i condannati senza colpa, di coloro cioè che non erano delinquenti, ma vittime di situazioni disumane. Se un uomo è sottoposto alla punizione, vuol dire che è per sua colpa, disse il metropolita, facendosi eco di una mentalità giustizialista allora molto diffusa. Questa volta voi avete dimenticato Cristo, rispose il dottore sommessamente, tra i presenti sdegnati, che egli avesse osato tanto. Ma il metropolita è rimasto in silenzio. Poi aveva detto umilmente, no, quando ho pronunciato quelle mie parole frettolose, non io ho dimenticato Cristo, ma Cristo ha dimenticato me. Quasi a dire che Gesù aveva voluto fargli sperimentare la sua debolezza di uomo presuntuoso. Non bisogna tuttavia dimenticare che il lavoro con i carcerati, lo considerava quasi un passatempo rispetto all'impegno che gli richiedevano i malati degli ospedali di cui era primario, quello della prigione e quello della città. E fu una sua particolare intelligenza quella di accogliere personale volontario femminile contro gli usi del tempo, riuscendo a coinvolgere perfino alcune principesse e dame dell'alta società. Una particolare benemerenza di Haas fu quella d'aver radunato intorno a sé molti collaboratori affascinati dalla bellezza della misericordia, a cui il popolo russo è così sensibile. E ne aveva davvero bisogno, dato che per lui, nei suoi ospedali, non esisteva il rifiuto. Nessun bisognoso veniva rimandato, a costo di trasgredire i regolamenti. Ma i burocrati erano sempre più forti e sarebbero riusciti ad eliminarlo dalla scena se nel 1847 non fosse scoppiata un'epidemia di colera. Allora tutti, anche i suoi più accaniti detrattori, si resero conto che c'era una sola persona, il dottor Haas, capace di bloccare il panico della gente e di organizzare i soccorsi. Qualcuno ricordava ancora che durante una precedente epidemia, nel 1830, il dottor Haas aveva baciato il primo malato di colera che gli avevano portato. Organizzò i soccorsi con tale magnanimità che perfino i nemici smisero di tormentarlo. Aveva 73 anni quando le forze lo abbandonarono. Nella sua vita si era preso cura, secondo calcoli piuttosto precisi, di circa 220.000 prigionieri. La notizia della sua malattia si sparse in un lampo e nelle carceri i detenuti pregavano per lui e chiedevano per lui ai preti ortodossi pubbliche preghiere per impetrare la sua guarigione. Ci volle un permesso speciale del metropolita, dato che non erano liturgicamente previste preghiere pubbliche per un cattolico. Si susseguivano innumerevoli le visite di tanta povera gente che lo pregava: quando sarai davanti al Signore, sii anche là difensore e intercessore per noi poveri infelici. Anche il santo metropolita Filarete si recò a visitarlo
e Haas gli mostrò il testamento che aveva preparato e gli chiese la carità di dargli un'occhiata per essere sicuro che tutto fosse secondo la volontà di Dio. Non possedeva nulla. Aveva ancora soltanto un'icona della Madre di Dio e un crocifisso. Lasciò l'icona alla Chiesa Cattolica di Mosca e il crocifisso alla Chiesa dei Deportati. Nel testamento si diceva certo di andare incontro alla misericordia di Dio. Si domandava però se non era stato troppo presuntuoso nello scrivere quelle ultime parole. Il metropolita commosso si alzò in piedi, lo strinse tra le braccia e gli disse: «Il Signore ti benedice, quello che hai scritto è vero. La tua vita è davvero stata piena di grazia. Piene di grazia sono le tue opere. In te si compiono le parole del Salvatore. Beati i miti, beati gli affamati e gli assetati di giustizia, beati i misericordiosi, beati i puri di cuore, beati gli operatori di pace. Rendi forte il tuo spirito, fratello mio. Tu vai nel regno dei cieli». Morì il 6 agosto 1853. Una folla di 20.000 persone seguì il funerale, che dovette essere celebrato con i soldi del comando di polizia, tanto il defunto era molto povero. Sulla sua tomba furono incise soltanto queste parole: «Affrettatevi a fare il bene».